Tu sei all'ombra, io no. Ho capito, ma dopo pranzo. Allora, pronti? Vai. Tu sei abituato a caldo sulla griglia, però io no. Visto e considerato il momento del Perugia, che non era facilissimo, questo pareggio è un ottimo risultato. Era quello che volevamo non perdere. Magari sicuramente riuscire a fare un po' di più dal punto di vista offensivo, ma non ci è riuscito perché il Todi ha speso tutte le ultime energie, credo, e oggi in questa partita. L'ha fatto in maniera bella, in maniera maschia e corretta, però noi siamo stati in campo bene. Abbiamo avuto casomai un po' di problema nel ricostruire il gioco, perché probabilmente abbiamo anche paura di scoprirci, loro hanno dei giocatori che in questa categoria non si può dire che sono poco forti, anzi tutt'altro. Quindi ci vuole il giusto rispetto, credo che il risultato è giusto, perché alla fine loro hanno fatto bene il primo tempo, noi meglio il secondo tempo. Peccato, ti ripeto, non essere riusciti a esprimere il nostro potenziale offensivo, però siamo a meno 4 partite a più 8, questo credo sia il dato fondamentale. Perché il Perugia non riesce più a concludere in porta come faceva qualche settimana fa? Perché la psicologia nel calcio non è un optional. L'aver faticato tanto, l'aver tirato tanto la carretta, essere vicini al bersaglio grosso non è una cosa da poco. Poi ti ripeto, noi quando abbiamo fatto bene era sempre normale, quando abbiamo fatto male eravamo dei cani, e quindi probabilmente sto peso alla lunga si paga. Sono tutte energie che sono state spese più degli altri. Oggi loro hanno giocato con una scioltezza mentale maggiore della nostra e probabilmente sono riusciti a esprimere un buon potenziale. Noi oggi eravamo molto legati dal punto di vista, però la squadra ha fatto vedere grossa solidità, ha fatto vedere grosso pragmatismo, ha fatto vedere il fatto che è molto unita, molto compatta e decisa di arrivare a questo traguardo, perché sta di meritarlo.